Panino da casa. La Cassazione dice no, non c'è diritto soggettivo. Questo è un articolo del 30 luglio 2019 sul Corriere della Sera, ma articoli simili si trovano su tutti gli altri quotidiani, La Stampa, Il Fatto Quotidiano e così via. Sconfitti i genitori che chiedevano la libertà per i propri figli di portarsi il pasto da casa. Accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione e del Comune di Torino. Non esiste un diritto soggettivo a mangiare il panino portato da casa nell'orario della mensa e nei locali scolastici. Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione accogliendo il ricorso del Comune di Torino e del Ministero dell'Istruzione. Portare il panino da casa, scrivono i giudici, comporta una possibile violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle condizioni economiche. Oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una refezione individuale non controllata. L'istituzione scolastica, sottolineano le sezioni unite della Cassazione, non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, ma piuttosto è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, con regole di comportamento e doveri a cui gli alunni sono tenuti. Anche i genitori sono tenuti all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, oltre che economica. In precedenza, la Corte d'Appello di Torino, nel giugno 2016, aveva detto sì al diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumare nelle singole scuole nell'orario destinato alla refezione. Questo aveva aperto le porte a un movimento nazionale per la libertà del panino da casa. La tendenza si era allargata da Torino a quasi tutto il Piemonte, Venezia, Verona, Ferrara, Genova, eccetera, eccetera, e altre decine e decine di comuni d'Italia. Poi l'articolo prosegue e finisce qua. Questo è il mio commento sarcastico. Non esiste un diritto soggettivo a mangiare il panino portato da casa. Mi pare giusto. Il problema dell'Italia è che c'è troppa libertà e ciascuno fa quello che gli pare. Servono regole severe, ci vogliono più leggi, altrimenti è il Far West. Come dice Giovanni Birindelli, il problema non sta nelle leggi sbagliate o ingiuste. Il vero problema è che oggi consideriamo scontato e ovvio il principio che lo Stato con i suoi apparati e i suoi funzionari abbia il diritto legittimo di poter intervenire nella vita privata delle persone. Nessuno purtroppo contesta questo fatto, anzi la gente nemmeno se ne rende conto. La gente magari critica questo o quello specifico provvedimento particolare, ma non mette in discussione il positivismo giuridico, l'idea filosofica astratta di legge che rende legittimo per lo Stato intervenire così pervasivamente nella nostra vita privata al punto da vietare a una mamma di dare al figlio il pranzo portato da casa.